Salve a tutti. In questo periodo particolare nel quale non escono particolari giochi di livello su PC, ho avuto l'idea di raccogliere qualche gioco indie uscito nel corso del 2012, negli ultimi mesi in particolare, così per dare un'occhiata, per riscoprire qualcosa che magari qualche titolo interessante che magari è anche in sconto in questo periodo durante i saldi di Steam o di altri siti che vendono giochi in digital delivery, che sono un po' dei piccoli tesori, delle piccole magie videoludiche che magari non sono molto pubblicizzati proprio per la mancanza di supporto dei produttori di grande successo, di grande rilievo nel mondo dei videogiochi. Quindi ho deciso oggi di cominciare con questo titolo, sviluppato da Tomorrow Corporation, gli stessi che hanno creato il titolo indie World of Goo, per chi è esperto di questo genere di giochi. Dunque, andiamo direttamente al gioco, con una partita caricata. Come potete vedere è una schermata molto semplice, il gioco possiamo definirlo come un puzzle game, nel quale dovremo semplicemente, dai diversi cataloghi, ce ne sono 7 in totale, per un totale di 20 oggetti per catalogo, quindi un totale di 140 oggetti, dovremo scegliere tra queste varie cose, tra i diversi cataloghi che si dividono in genere, e comprare oggetti che ci arriveranno nel nostro piccolo caminetto, verranno sotto forma di pacchi, e noi dovremo semplicemente bruciarli con il mouse. Non ci sono altri comandi se non quelli del mouse, se non il tasto sinistro del mouse. Bruciando oggetti ricaveremo dei soldi, del denaro che vedete qui in alto a sinistra, con quale potremo comprare altri oggetti. Queste sono delle stampe che ci permetteranno semplicemente di ricevere gli oggetti prima del solito, del normale. La cosa interessante è che ci sono diverse combo. Come vedete sono nascoste, quindi noi a seconda della definizione delle combo dovremo cercare di capire quali oggetti richiede e bruciarli insieme per ottenere combo. In questi casi sono combo di 2, ma ci sono anche combo di 3, come potete vedere qui. E scoprire e sbloccare le combo ci farà guadagnare più soldi, più stampe e così via. Ed è anche divertente vedere la particolarità di questi oggetti è che una volta bruciati hanno delle reazioni diverse. Alcuni non hanno nessuna particolare reazione, altri hanno delle reazioni esilaranti. Facciamo un esempio, vediamo un po'. Io sono arrivato al quinto catalogo, un po' di questi oggetti qui. Per sbloccare un nuovo catalogo bisogna comprare tutti gli oggetti del catalogo precedente. Vediamo un po' di denaro da parte, vediamo cosa c'è. Idolo triangolare, un estintore, uno spaventapasseri. Proviamo a comprare tutti e tre. Questo. Comprando oggetti se ne sbloccano anche degli altri, come potete vedere. Ok, ora torniamo al nostro. Come potete vedere, ecco qui i pacchi che stanno per arrivare. Il tempo necessario. Volendo si possono usare le stampe per farle arrivare prima, ma ne ho pochi, quindi me le tengo. Questi sì, sono delle bestioline che intanto passano e bisogna colpirle per prendere qualche soldo. Questa letterina che sta rimbalzando ve la faccio vedere dopo. Qui, come potete vedere, posso allargare il piano, l'inventario, diciamo, per contenere più oggetti possibili, quindi bruciarne di più contemporaneamente. Eccoci, uno arrivato. È arrivato anche il secondo. Proviamo a bruciarli singolarmente, così vediamo un po'. Questo è l'idolo. Diamogli fuoco. Come vedete, bruciando un oggetto si ricavano dei soldi, che solitamente sono di più di quelli che abbiamo speso per comprarlo. Questo metodo permette di avere sempre soldi da parte per comprare nuovi oggetti, altrimenti saremmo sempre bloccati o a zero. Abbiamo l'estintore che immagino spenga il fuoco. Vediamo cosa fa. Esplode semplicemente spegnendo tutto il fuoco. Beh, giustamente. Come vedete qui ci sono tutti i residui del fuoco. Lo spaventapasseri. Che non sta in piedi. Vediamo un po'. Brucia molto facilmente. Vabbè, soldi anche qua. Queste letterine cosa sono? Sono, diciamo,
una trama, se vogliamo dire, anche se non c'è una trama vera e propria. Ci sono dei personaggi che ti scrivono qualche lettera per affidarci quelle delle missioni molto semplici, come spedire un oggetto o ci regalano degli oggetti da bruciare, cose particolari. In questo caso è Sugar Plums, la nostra vicina di casa. Scrive dei messaggi, no? Abbastanza simpatici. E sì, ovviamente si possono bruciare anche le lettere che ci vengono mandate, così tanto per tenerci al caldo. L'ambientazione, diciamo il pretesto per questo tipo di gioco qual è? Questo gioco si basa sul fatto che il mondo è distrutto, c'è cioè una specie di inverno perenne al di fuori delle case, quindi non si può vivere all'esterno. Bisogna rimanere chiusi all'interno con il nostro Little Inferno, che sarebbe il nostro camino, ordinando oggetti e bruciandoli, tenendoci al caldo. Questo è l'obiettivo generale del gioco. Molto semplice da questo punto di vista. Abbiamo delle cose strane. Una polvere da sparo. Cocoon. Come ho detto, ci sono delle combo che possono essere sbloccate capendo quali possono essere gli oggetti da bruciare insieme. Vediamo un po' se c'è qualcosa di interessante da. Qualcosa che si possa fare in questo momento. Cat Lady. Cat Lady, gatto e. Vecchio signore, questa qua magari è Old Lady. Possiamo provare questa. E il gatto, c'è un gatto qui che è in questo catalogo qui, Kitty Kitty. Possiamo provare a bruciare questi. Vediamo un po'. Ora che ci arrivino. Questo lo faccio arrivare velocemente. Anche questo. Proviamo a vedere se la combo è giusta. Oh. Stai su. E il gatto. Li bruciamo insieme. E vediamo un po' cosa viene fuori. Esatto, Old Lady. Come avete potuto vedere, il gatto ha avuto una specie di reazione, è esploso in noccioline, o cose così. Invece la vecchia signora emana mosche, non si sa perché. E qui si raccolgono i frutti della combo. Stampe, denaro. E si guarda anche il fuoco bruciare, così, molto in clima con il Natale, con l'inverno. Vediamo un po' cos'altro c'è. Poi ci sono cose molto interessanti, con oggetti particolari, come vediamo qui la luna. Costa parecchio, ma vedrete che bell'effetto che fa. Di cose nuove tipo polvere da sparo, ok, prendo polvere da sparo e questa che non so cosa sia, sono due bombe praticamente, interessante. E anche questa, ci mettiamo dentro tutto. Non c'è bisogno di fare delle combo, si può semplicemente comprare oggetti per bruciarli tutti insieme, fare un mega falò e guardare quello che ne viene fuori. E il gioco è particolare in quanto permette di vedere reazioni sempre diverse ad ogni nuovo oggetto che si brucia. Poi ovviamente le reazioni sono sempre le stesse, quindi magari arrivando alla fine dei cataloghi si avrà un po' di ripetitività proprio per il fatto che gli oggetti sono sempre quelli, ma magari si va alla ricerca di sbloccare tutte le combo possibili e ce ne sono molte, quindi il divertimento diciamo che è esteso per un buon periodo di tempo. Ovviamente, essendo un indie game che costa su Steam in questo momento poco più di 7 euro, non si può pretendere decine e decine di ore di intrattenimento, questo è ovvio. Ma lo scopo degli indie game è anche questo, in fondo: intrattenere per poco tempo con passatempi semplici. Tu muori, grazie. Nel caso arrivano queste letterine da diversi personaggi. Ora vediamo un po'. Stanno arrivando un po' di cose. Barile, questa bomba che non so cosa sia. Qui esplode tutto questa cosa qua che è boh, veramente boh. E ora arriverà la luna e vedrete che bell'effetto che fa. Eccola qui. Hop, ecco qui. Si piazza lì e fa gravità. Solo se la si può spostare e fa un effetto gravità. E ovviamente ora si può dar fuoco a tutto quanto. Immagino che esploderà tutto con queste cose. Proviamo a darle fuoco da sotto. Oh, una farfalla! Questa è esplosa, ora esploderà anche questa. Boom! Ecco fatto. E ha distrutto
in mille fiorellini la luna. Vabbè. Tanti soldi, cose colorate. È la farfalla che è bruciata. Come vedete qui si è sbloccato un nuovo catalogo che però devo... che si sblocca con nuove combo. Devo sbloccarne ancora, devo farne ancora 5 per il nuovo catalogo. Ma devo comprare anche altri oggetti qua. Dunque, vediamo un po'. Sì, sì, vedo, vedo. Dunque. Qui c'è ancora il fuochetto che va. Eccoci dunque, sono arrivati questi tre oggetti. Vediamo un po' di bruciarli insieme. O forse uno alla volta per vedere le reazioni. Dai, facciamo così, uno alla volta. Oh, oh, no, 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 mi è scappato. Detersivo. Con i soldi dentro. Questa è una stampa. Carino. Ok, questo è andato. E questo è andato. Vediamo il globo di neve. Vediamo se lo scuoto. Niente. Non prende fuoco. Alcuni oggetti hanno, come questo ad esempio, che esplode e emana questo respiro gelido. Come il ghiaccio, c'è anche il ghiaccio in un catalogo. Alcuni oggetti possono anche non prendere fuoco normalmente, ma esplodere, oppure avere altri effetti, come appunto questo effetto ghiaccio, o alcuni oggetti che spengono le fiamme, le aspirano, o le sparano addirittura. Vediamo qui, questo violoncello, mi pare che sia. Diamo fuoco. Molto triste. Ecco, ci sono diversi tipi di reazioni e di effetti che si possono creare con bruciando diversi oggetti contemporaneamente. Prendiamo questa qui, Medicated Midlife, che probabilmente ha a che fare con le medicine. Qui ce n'è una, mi pare che l'altra sia qui. Pille. Pillole. Pillole, vediamo un po'. Se è quello che si intendono loro oppure se è qualcosa di diverso. Vediamo di farlo arrivare presto questo. Eccoci qui. Dunque. Medicine. Pillole. Vediamo un po'. Se l'effetto è quello giusto. Sì. Ecco fatto. Un'altra combo, cose che esplodono. Pillole varie. Puff. Va bene. Insomma, questo è un po' quello che propone Little Inferno. Un gioco indie nel vero senso della parola, quindi non aspettatevi nulla di diverso da un gioco indipendente che può intrattenere per alcune ore, ma che, diciamo, offre una meccanica di gioco simile a se stessa, molto divertente per le prime ore, ma magari poi diventa piuttosto ripetitiva. Comunque, sbloccare la lista di combo presenti è abbastanza divertente, soprattutto scoprire cosa si intende, quali sono gli oggetti da combinare e che effetti producono. Quindi le combo, come potete vedere, sono 99, magari ce ne sarà una centesima, ma non lo so. Ma insomma, è un discreto titolo per gli amanti del genere indie, per dei puzzle game, ma soprattutto di quelli che non vogliono impegnarsi in qualche titolo AAA da 20 ore e passa, ma che preferiscono spendere di meno e avere un intrattenimento di stampo diverso, con un tono diverso, ma diciamo più leggero. Io spero che il video vi sia piaciuto, lasciatemi un commento qui sotto sul gioco. Iscrivetevi al canale se è per altri contenuti di questo tipo, noi ci vediamo alla prossima.